Ciao a tutti, buonasera. Volevo salutarvi con il collaudo di questa nuova antenna che è appena stata costruita e sarà comunque collaudata in questo momento con voi. Questa antenna Rossat è un'antenna per il collegamento satellitare autopuntante. È configurata in una soluzione flaichese poiché la richiesta di essere un sistema flessibile e un sistema comunque poter essere portato in qualsiasi posto. Il collegamento sarà possibile in tutta Europa e nella zona nord dell'Africa eventualmente, dove comunque c'è la copertura dei satelliti di ViaSat. Il sistema, come potete vedere, è molto semplice. In questo caso la parabola è già cablata. In realtà entro questa guaina ci sono tutti i conduttori di comando, i cavi e quant'altro per il collegamento e è già cablata. Vi mostro questa prova molto banale, molto semplice, spartana, ma sono video che comunque faccio col cellulare. Scusate la mia poca professionalità, ma il lavoro è vostro, quello di fare i video fatti bene. Io produco le antenne e le collaudo. E dicevo, questo flechese è un flechese in nastro board, materiale che è certificato anche per poter essere trasportato sugli aerei. Il flycase è predisposto con delle barre d'alluminio, è molto robusto, ci sono delle feritoie per l'acqua in modo tale che quando piove non c'è nessun problema, l'antenna può stare tranquillamente sotto la neve, sotto la pioggia senza nessun problema. Il flycase comunque ovviamente ha il coperchio che in questo caso adesso non ve lo mostro, ma è semplicemente un coperchio. Allora, per le chiese ha anche delle ruote. Queste ruote sono molto pratiche per poterla spostare agevolmente, comodamente se una persona si trova da sola a spostare. Il tutto è cablato, come potete vedere, in questa valigetta. Questo sistema è stato predisposto per un funzionamento a 220 volt. Ecco, questa è la spina. La spina e adesso io ho predisposto l'alimentazione. A questa valigetta che poi adesso andiamo ad aprire vi è un connettore per collegare il modem ViaSat, quindi fondamentalmente aprite il coperchio, arrivate sul posto, collegate il modem, collegate l'alimentazione. Quest'altro connettore eventualmente chi potesse interessare riceve il segnale in KU da Hotbird, quindi è possibile collegare un ricevitore satellitare TV-SAT o Sky HD, insomma, quindi fondamentalmente per ricevere il segnale in KU da Hotbird, molto utile per coloro che fanno le dirette per gli emittenti che hanno comunque il servizio di diffusione satellitare terrestre e quindi per i freelance, gli operatori che lavorano e fanno le dirette per questi emittenti, in realtà possono vedersi in diretta attraverso tutta la catena di produzione di trasmissione satellitare, ciò che stanno trasmettendo. Apriamo la valigetta è una valigetta professionale. Nella valigetta, in questa configurazione, troviamo un interruttore on-off e un pannello di controllo. Questo pannello di controllo è molto intuitivo e molto semplice, dove vi è un tasto per il comando generale, apre e chiude, e i pulsantini neri servono per effettuare, eventualmente fosse necessario, la correzione fine del sistema. Bene, allora adesso vi mostro in diretta come funziona il sistema. Allora, anche per coloro che non hanno una grande esperienza nel mondo satellitare dei collegamenti, è veramente un sistema molto semplice e molto pratico. Basta pigiare semplicemente il pulsantino verde, lampeggia il segmento, sta caricando il boot, il software proprietario del sistema, attraverso un GPS, ecco che ha già individuato, l'antenna si alza e quindi va a cercare il satellite. Una volta andata in quota attraverso l'inclinometro, l'antenna Rossat comincia a roteare e cerca il segnale del satellite. Come potete vedere, si sta roteando. Ecco, ha già individuato il segnale del satellite, l'ha superato e è tornato indietro. SP è l'indicazione 37 che ha individuato il satellite, quindi questo è il tempo tecnico che un'antenna Rossat impiega per potervi permettere di accedere
al satellite Kasat e quindi poter trasmettere, avere la connettività in tutta Europa, dove fondamentalmente non avete magari altro mezzo, oppure potrebbe essere un supporto ai sistemi LTE che vanno benissimo e che comunque questo è un sistema di banda garantita che esula dai congestionamenti delle varie celle. Diciamo che il sistema permette il collegamento semplicemente vedendo una fetta di cielo a sud, perché i satelliti geostazionari sono rivolti a sud. Adesso voi potete vedere, questo è il cielo aperto a sud e quindi il sistema in questo momento è praticamente predisposto per poter ricevere il segnale. E allora a questo punto ora vi mostro che comunque abbiamo finito di fare il collegamento, semplicemente per chiudere il collegamento e quindi chiudere l'antenna, chiedo scusa, basta semplicemente pigiare il pulsantino di chiusura e, come avete fatto per aprire l'antenna, così facendo vi mostro come fare a chiudere e portarla in stand by. Basta pigiare due volte il pannellino, esce CH e l'antenna ruota mettendosi in condizione di chiusura per poter essere trasportata nei vostri mezzi di supporto. Ora riproviamo nuovamente, scusate, ci sono dei cani che stanno abbaiando, ma d'altra parte hanno il diritto anche loro ad abbaiare, hanno diritto, quindi più c'è anche il cellulare che suona, insomma. D'altra parte questi video li faccio col cellulare in maniera veramente molto spartana e molto diretta, insomma, ecco, però comunque sono video reali, non c'è nessun montaggio, nessuna manipolazione, insomma. E ecco fatto, riproviamo un'altra volta. Praticamente con questo sistema Rosat è molto semplice, molto facile per l'utilizzo. Voi potete fare le vostre dirette, fornire servizi di connettività senza nessun problema. Riproviamo, giusto per mostrarvi la semplicità d'uso dell'insieme, basta semplicemente pigiare il pulsantino verde, lampeggia il segmento, sta caricando il software, il GPS sincronizza la posizione e automaticamente, sì, una volta individuato, ecco qua che l'antenna si alza e va a individuare il satellite. Mi metto in questa posizione così la potete vedere tranquillamente. Come potete vedere sta roteando, sta cercando il segnale. Una volta che ha individuato il segnale del satellite lo supera, ecco, l'ha superato, ritorna indietro, memorizza la posizione di massimo segnale e questo è il tempo tecnico che attraverso il sistema Rosat voi potete avere per poter avere il collegamento satellitare e quindi internet e comunque una connettività che può essere effettuata con banda garantita o banda best effort. Ecco, oltre che essere produttore del sistema Rosat, sono anche fornitore di questi servizi, quindi voi avete un unico referente che vi può dare supporto, essendo un produttore dell'antenna per quanto riguarda il sistema anche un po' svendita, e poi il supporto e la fornitura di servizi satellitari che comunque vi consentono di avere comunque un prodotto completo e quindi pronto all'uso qualora vi servisse. E che dirvi altro, insomma, è un sistema che comunque è conosciuto in tutta Europa. E voi parlate con il produttore del sistema, quindi eventuali problematiche, dico eventuali post vendita per qualsiasi cosa, sono a disposizione per illustrarvi e garantirvi comunque un'affidabilità comunque tecnica anche post vendita. Ecco fatto, a questo punto io ho finito di lavorare, pigio due volte il pulsantino, esce sul pannello CH e l'antenna si mette nella posizione di riposo, ecco che sta chiudendosi, e quindi questo è il tempo tecnico che voi avete potuto notare del sistema Rosat. Grazie a tutti per l'attenzione e buon lavoro, a disposizione per qualsiasi cosa. Grazie.